Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dalla Meloni voleva questo esito, era un segnale. Che interpretazione dai di un attacco così personalizzato che produce un effetto così forte? Ma forse è un attacco, diciamo, distinto, come a dire, insomma, quell'intervista di Giuliano Amato tende a delegittimarmi nel mio ruolo di Presidente del Consiglio e attribuirmi chissà quale deriva della nostra democrazia. In realtà probabilmente se ci fosse stata una lettura più attenta da parte della Premier forse non avremmo avuto questo scontro. Tra l'altro lei ha detto, beh, insomma, a questo punto dobbiamo riequilibrare un po' i rapporti di potere, e quindi ha citato il fatto che quest'anno il Parlamento in seduta comune dovrà rinnovare quel terzo, dovrà nominare alcuni giudici costituzionali. Tra l'altro, se non sbaglio, lo si fa in seduta comune con una maggioranza qualificata. La storia insegna che ci deve essere, diciamo, una convergenza tra maggioranza, certo, e opposizione. Per cui questo è un aspetto che andava sottolineato, perché non è che chi sta al potere mette le mani sulla Corte Costituzionale, insomma, così come sta facendo sulla RAI, no? Ecco, ovviamente. E c'è tutta una storia da rispettare. Penso che se si parlassero probabilmente forse riuscirebbero ad appianare alcuni contrasti. Non si sono capiti l'uno con l'altro, probabilmente. Dopodiché, che lei dica che non è una sua nomina quella fatta da un sottosegretario, beh, insomma, allora tutto quello che fanno all'interno del governo non è riferibile alla responsabilità della Premier. Questo non è ovviamente sostenibile. E che la Premier abbia male interpretato